Il 10 maggio del 2010 a Loano era stata assaltata una banca e oggi siete riusciti ad assicurare alla giustizia due rapinatori. Sì, sono passati 11 mesi, ma come normalmente si usa in fase di indagini relative alla rapina in banca, è molto difficile scoprirle nell'immediatezza. Dopo lavoro di intelligence, di raccolta di prove, siamo riusciti a permettere alla magistratura di emettere un'ordinanza di custodia cautelare a carico di due persone ritenute responsabili della rapina perpetrata appunto a Loano il 10 maggio dello scorso anno. Si tratta di due con precedenti pluripregiudicati, tale Aloisi e l'altro Delle Grottaglie. Delle Grottaglie è già ristretto in carcere a Brescia per, sempre per rapina, mentre Aloisi è stato individuato in provincia di Torino. E stamattina appunto è stato raggiunto da questa ordinanza di custodia cautelare notificata dai carabinieri di Savona. Quali sono stati i passi falsi commessi dai rapinatori che vi hanno permesso di individuarli? Allora, uno dei passi falsi è aver lasciato abbandonata la macchina che è stata utilizzata per la rapina, rubata qualche giorno prima in Torino. A Torino, lasciata nei pressi di Loano, a Loano, ai pressi della banca. E, una pattuglia da Redomobi ha notato questa macchina dopo un paio di giorni che stava lì ferma, ci hanno sospettito e dalla perquisizione fatta su questa macchina sono state rinvenute delle tracce utili che sono state quindi anche comparate con le telecamere. Video delle telecamere a circuito chiuso e quindi si è rinvenuti all'identificazione dei due soggetti su tre che hanno assaltato quella banca.